arrivati all'ultimo passo del nostro percorso attraverso il libro dell'Esodo, la scoperta di Dio Salvatore, no? Non rifaccio insomma tutto il percorso, però vi ricordo sempre un po' semplicemente l'inizio, no? Siamo partiti da quel prima pagina dell'Esodo in cui il faraone decide di sterminare, insomma, no? Di bloccare la storia di Israele. E inventa due strategie, no? La prima è quella dell'oppressione, della schiavitù, e l'altra è quella dell'uccisione dei figli maschi, no? Ecco, e questi diventano un po' i temi di tutto questo percorso dell'Esodo. In realtà un primo tema è stato ricucito, insomma, no? Venerdì scorso con la decima piaga, no? Il tema della morte dei maschi, dei figli maschi, poi diventano i primogeniti in quel contesto, però ecco, no, quell'esperienza lì attraverso la decima piaga trova la sua conclusione e i figli di Israele sopravvivono alla decima piaga. Rimane da chiudere l'altra, no? Quella dell'oppressione e della schiavitù, che è un po' il tema che viene ripreso questa sera attraverso il passaggio del Mar Rosso, no? E così, diciamo, si chiude proprio, no? Quell'esperienza dell'Egitto e quell'esperienza negativa creata dal faraone, e poi inizia un altro percorso, un'altra storia, va bene? Quindi in questo senso è proprio un testo conclusivo e pian piano lo vedremo. E allora iniziamo a metterci, no, nel clima dell'ascolto attraverso la nostra preghiera. Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù, tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Va bene, prima in realtà di tuffarci nei capitoli di questa sera, che sono il capitolo 14 e il capitolo 15, soprattutto il 14, poi vedremo che il 15 è questo canto di vittoria, di esultanza e di gioia, insomma, no? Che conclude proprio questo percorso di liberazione, non tanto a Dio liberatore. Però in realtà l'altra volta, cioè, ho detto, no, avevamo visto i capitoli 11 e 12, ho detto, no, quei tre temi, se vi ricordate, c'erano i primogeniti, la Pasqua, gli azimi, i primogeniti, la Pasqua, gli azimi, si ripetevano questi temi in una struttura molto complicata, no? Che dice la storia complessa di questo libro. Vi avevo detto che c'era un'ultima parte che viene trattata al capitolo 13, che si richiama così, che è il tema del riscatto dei primogeniti, no? Che voglio solo accennarlo, insomma, però è un tema per noi lontano, ma per il testo biblico tanto importante, insomma, no? Abbiamo visto che la decima piaga consiste e viene vissuta attraverso alcuni riti, no? Il rito dell'agnello e il rito degli azimi. Ecco, ma e che quelli sono i riti con cui ogni anno Israele rivive e rientra e fa memoria, e facendo memoria fa propria l'esperienza della decima piaga e di quella salvezza vissuta, no? Di quel sopravvivere.
E questo, diciamo, è una memoria annuale vissuta da tutto il popolo insieme, comunemente, nello stesso giorno. Poi nel tempo va a finire tutti insieme nello stesso luogo, no? Gerusalemme. Quindi crea, come dire, un tessuto comune, forte. Però questa esperienza della decima piaga viene vissuta anche a livello familiare attraverso questo rito del riscatto dei primogeniti, no? Tutti i primogeniti, come dice, tu riserverai per il Signore ogni primogenito del seno materno. Io sacrifico al Signore, dice, no, l'israelita, ogni primo parto di sesso maschile e riscatto ogni primogenito dei miei discendenti, sia quelli degli animali, no, che i figli propri. E quindi questo è, immaginate, no? Cioè, è un'esperienza tanto forte, avere il primo figlio, no? E sapere che quello è destinato a morte. Ma, no? Per la grazia di Dio c'è la possibilità di farlo partecipare a quella salvezza della morte dei primogeniti. Per cui quel figlio viene salvato. Non ricordarsi che io ho questo figlio, no? E rimane con me perché Dio ha permesso ai figli primogeniti degli israeliti di superare quella notte. È difficile, insomma, no? Entrare a pieno in questa cosa, però deve essere un'esperienza fortissima, no? In cui è la famiglia questa volta, no? Il nucleo familiare che rivive sulla propria pelle quell'esperienza, che rientra in quella notte. È uno dei segni forti, insomma. Se la Pasqua è la festa del popolo, ecco, il riscatto ha proprio questo sapore familiare. Ogni giovane famiglia, insomma, no? Che rientra in Egitto e vive quella notte. Ecco, se la decima piaga, no, porta a conclusione il tema del figlio destinato a morte, rimane ancora quell'altro nodo da sciogliere, no? L'oppressione della schiavitù. E resta, no, da liberare Israele dal suo oppressore, e questo avviene appunto attraverso il passaggio del Mar Rosso. Prima, no, di entrare nelle dinamiche chiave dell'Esodo, che vedrete sono importanti anche questa che adesso vi dico, insomma, no? Perché poi attraversano veramente tutta la Bibbia, e a questo un po', no, che vi vorrei far cogliere, voglio soffermarmi su un dato che ci viene messa tanta enfasi e sembra a prima vista non essere proprio della logica dell'Esodo, che è l'esercito, no? Cavallo e cavaliere. Cavallo e cavaliere, questo che viene un sacco di volte, no? Diventa una specie di ritornello, ecco, anche nei canti che si fanno a Pasqua, è il ritornello, no? Gettato in mare, cavallo e cavaliere, che rappresentano, insomma, proprio l'esercito, no? La potenza bellica. E a noi sembra lontano, anche un po' ridere, no? Cavallo e cavaliere, carri e faraone, no? Che inseguono gli egiziani, perché ma è un mondo tanto lontano dal punto di vista proprio tecnologico, no? Dal nostro. Ma era stata una grande rivoluzione l'invenzione del carro da guerra, eh? E al tempo era veramente un carro armato di oggi, ecco. E vedersi venire, no? Per i fanti contro un carro da guerra, insomma, trainato da cavalli e con sopra, no, persone armate, era veramente, insomma, l'innovazione tecnologica che aveva fatto emergere alcune delle potenze, insomma, erano soprattutto gli Ettiti che avevano sfoderato questa tecnica, ecco, e seminava veramente terrore. Dall'altra parte, no, c'è questo cavallo, cavaliere e i carri del faraone, dall'altra parte c'è Israele, che è descritto come se fosse totalmente inerme. No? Ecco, in tutta questa racconto loro portano con sé tutto quello che hanno, la gente raccoglieticcia, il bestiame, i paniazzi, quello che sicuramente non hanno sono le armi, no?
e capite che è una lotta assolutamente impari. E qui possiamo provare tantissimi paralleli biblici a questa situazione, no? A me mi è venuto in mente uno, subito uno forte, che è quello di Davide e Golia, no? Non tanto e non solo per la sproporzione di forza, no? Ma se ricordate, in quel racconto Saul, no, che era re a quel momento, offre a Davide la sua armatura, quello che Saul era una testa più alta di tutti gli altri israeliti, no? E invece Davide era gracilino, si mette questa armatura e non riesce a camminare, no? Ecco, e quindi dice no, questa non va da nessun'altra parte, no? Non c'è manco una spada, è armato d'una fionda, no? Sembra veramente un bambino, insomma, che va a giocare. Questa è l'immagine che rende, no, il racconto biblico. Invece di Golia si dice aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era 5.000 sigli di bronzo, portava schinieri di bronzo, un giavellotto di bronzo tra le spalle, l'asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell'asta pesava 600 sigli di ferro. E si potrebbero fare tanti altri esempi, per esempio Esaù e Giacobbe, no? Esaù è il cacciatore forte, no? Si vede poi c'è quell'immagine delle braccia pelose, insomma, è un uomo virile, e invece Giacobbe, insomma, così un po' scalcagnato, scappa letteralmente perché c'ha paura di prendere le botte, come si dice. E Davide e Saul era grande, alto, bello, no? Le donne lo guardavano e si innamoravano, e Davide invece era fulvo d'aspetto, bello d'aspetto, fulvo di capelli, no? Ecco. Ma la Bibbia, in tutti questi casi, e questa è una cosa straordinaria, si identifica sempre, no, con la figura debole, inerme, indifesa, forse anche incapace di difendersi. Si identifica sempre con l'uomo piccolo e inerme, minacciato da quello forte e esperto della guerra. Certamente il piccolo esce vittorioso, no? Ma perché, come dice Davide a Golia, tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele. Cioè, ne escono vittoriosi, ma quella forza che non è la loro, è la forza di Dio. E la situazione è molto simile a quella dell'Esodo, insomma, no? In cui questi stanno scappando, non hanno armi, non hanno niente per difendersi, sono veramente in balia della violenza del faraone, e dietro c'è questo esercito, un esercito ben strutturato che li insegue. Ecco, la situazione è estremamente simile anche, se ci pensate un istante, a quello che era Israele, cioè la situazione politica e strategica del popolo di Israele, no? Al centro della mezzaluna fertile, no? Tra Egitto e Mesopotamia, no? Dove c'erano eserciti forti che andavano avanti e indietro, e Israele stava in mezzo. E non aveva nessuna capacità di resistere, no? C'è un episodio, insomma, se ne potrebbero raccontare tantissimi, no? Ma proprio quelli, voglio dire, i fatti storici. A un certo punto re Giosia muore, no? Re Giosia è re dopo Davide, insomma, è il più bravo di tutti, che era Bibbia innamorata di Giosia, perché fa una riforma, insomma, era pio e devoto, no? Per tanti motivi, ora non sto a andare. Però a un certo punto Giosia decide di muovere guerra, non muovere guerra, cioè c'era il faraone che stava andando a combattere contro quelli della Mesopotamia, e Giosia dice, mo lo intercetto, no? Gli si mette sulla strada e come una mosca viene spazzato via, no? Cioè proprio Israele è così, no? Ecco.
non aveva nessuna capacità di resistere a queste potenze. C'è un'altra scena importantissima nella Bibbia, no? Quando c'è il re Ezechia a Gerusalemme, arrivano gli Assiri, no? Mettono la sedia a Gerusalemme e non possono fare niente, no? A un certo punto se ne vanno via gli Assiri, lo dicono anche loro stessi, no? E forse c'è stata una pensilenza, non si sa bene che cosa è successo, no? Però è chiaro che loro attribuiscono questa alla salvezza di Dio, no? Ci vedono l'intervento di Dio. Però è chiaro che non ci avevano nessun mezzo per resistere, se non nascondersi dietro i muri, insomma, ecco. Fin quanto dura. Ecco. Altre città, no? Tipo Lachish, sono state messe al suolo in quella invasione. Ecco, da un lato potremmo dire, no? Che questi racconti, come anche quello dell'Esodo, no? Vengono costruite con queste rappresentazioni di debolezza, di essere inermi, perché questa era l'esperienza concreta di Israele, no? Dall'altro lato, però, possiamo pensare che questi racconti sono la risposta di fede del popolo debole, che decide di mettersi nelle mani di Dio. No? Se questa è la condizione storica, l'esperienza che fanno, come ci stanno dentro a questa realtà? No? Consegnandosi a Dio. Però capite che tutta questa dimensione, no? La fede dei piccoli e dei deboli, vedete che c'ha un filo diretto, no? Con quello che poi Gesù ha fatto e ha detto. Cioè qui c'è qualcosa di forte, insomma. Quando qualche settimana fa abbiamo ascoltato le beatitudini, no? Beati i poveri, beati i miti, beati gli afflitti, insomma qui possiamo leggere la gente dell'Esodo, eh? È questa gente qua. E qui ritorniamo a uno dei temi iniziali. Vi ricordate quando avevamo ascoltato, no? Il grido degli israeliti in Egitto, che avevo detto sono i poveri del Signore, i Anawim, no? Che in quella parola c'è la radice dell'oppressione. Ma l'oppressione di coloro che la sperimentano e non hanno altro ricorso che gridare a Dio, aiuto. È il popolo degli inermi, è il popolo dei piccoli. E questa, no? Questa visione della vita. Ma questa visione di chi è Dio, è il Dio dei poveri, ecco, questo Gesù la riprenderà in maniera fortissima. Ma è anche, no, l'esperienza durante e dopo l'Egitto. C'è un'altra parola, insomma, questa cosa è talmente profonda nella Bibbia che la attraversa continuamente, no? Quando, numeri 13, un altro capitolo importantissimo, gli esploratori, in un certo punto dice andate a vedere la terra promessa, siamo arrivati, andate a vedere, vedete com'è la situazione. E quello vedono una gente che era alta, grossa, forte, i giganti, avevano pensato che siamo locuste e così dovevamo apparire a loro. Ma quelli ci schiacciano. Vedete, no? L'esperienza che fa Israele, e si potrebbero accumulare esempi di questo tipo. E allora, no? Ecco, la fede e lo sguardo alla realtà, a Dio, alla storia, da questa posizione specifica dei piccoli, dei poveri. Ecco, l'identificazione, no? Militare e politica con i deboli. Forse deriva da una contingenza storica di un popolo, perché Israele è effettivamente un popolo piccolo, debole e povero, però plasma in maniera radicale la fede biblica. No? Se vogliamo dirlo, non è un'ottica di fede nostra a questo punto, no? Cioè Dio sceglie, no, di parlare a questo popolo. In fondo fra tutti i popoli della terra, a un certo punto lo dice, mi sembra Deuteronomio 7, no? Ce n'erano altri, più forti, più belli, migliori di voi.
ma Dio ha scelto voi. No? Ecco. Perché il Padre stesso vi ama. Dice così. Ma lo stesso dirà San Paolo, no? Dio non ha scelto i nobili, i prudenti, i sapienti, ma ha scelto gli ultimi, gli ignobili. E questa, no? Vuol dire che questa è una linea che collega in maniera diretta l'Esodo con la croce di Gesù. Ecco, perché l'inerme, il piccolo, il debole, il povero, alla fine è lui. Però capite, no? Che Gesù non è che è, come dire, un fungo strano nella storia della Bibbia. No? È il vertice di un cammino lungo e comprensibile perché c'era questa esperienza di fede forte. E l'ultima cosa che voglio dire su questo: a un certo punto Israele vincerà qualche battaglia, no? Però la battaglia prototipica è quella di Gerico. No, però non c'è tempo di rileggere, ma cosa succede? Girano per 7 giorni attorno alla città di Gerico, sono i sacerdoti, suonano le trombe, alla fine le mura di Gerico crollano e la città viene conquistata. Non dalla spada degli israeliti, no? Ma dalla potenza di Dio. Anche quando vincono, in fondo, stanno nella stessa dinamica, nella stessa posizione. Va bene, ho fatto un tempo lungo. Adesso entriamo, no, nel vissuto di Israele la notte della traversata del Mar Rosso. Ecco, la prima cosa da osservare è che gli israeliti non vogliono lasciare l'Egitto. E qui c'è tutta una contraddizione interna, che, come dire, no, una specie di analisi della psicologia degli israeliti in Egitto, ma che anche questa, no, è quello che i profeti, no, per secoli dovranno affrontare. Dicono: lasciaci stare e serviremo gli egiziani, no? Lasciaci in pace. Il motivo per cui Israele non vuole seguire Mosè e Aronne è che loro vedono davanti a sé due esiti possibili: la schiavitù d'Egitto e la morte. Davanti a loro questa storia può finire soltanto in due modi. E non perché hanno una lettura sbagliata della realtà, perché hanno una lettura corretta della realtà davanti a loro. Dice: lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. Cioè, le uniche opzioni che loro vedono sono servire l'Egitto o morire nel deserto. A prima vista, no, è una reazione assolutamente comprensibile, perché sembra non esserci la possibilità di uscire dall'Egitto. E se una strada c'è, è comunque impossibile sfuggire ai carri del faraone che stanno arrivando. No? Questa che ci hanno davanti è un'impresa impossibile. E in modo simbolico, molto forte, simboleggiata dal mare. No? Il mare è invalicato. No? Non c'è via d'uscita. Da questa situazione si esce solo morti. Noi lo sappiamo, no? Che il Mar Rosso si aprirà per lasciarli passare e si richiuderà per distruggere i carri del faraone, ma agli occhi degli israeliti il cammino è chiuso e davanti c'è solo schiavitù o morte, che poi sono la stessa cosa, Quello che gli manca è ovviamente la fede, no? La fede nel senso della capacità di vedere oltre quel mare, di vedere oltre quella morte. E questo
questo che, a cui devono arrivare, eh? È questo a cui devono arrivare, ma è quello che ora non hanno. Per loro, no? La morte è un muro invalicabile, non c'è possibilità di superare. Forse in parte, no? La potenza e la bontà di Dio l'hanno sperimentato, hanno visto le piaghe, hanno visto soprattutto la decima piaga, però ancora questa esperienza non è entrata in profondità e non li rende capaci di leggere la realtà con la fede. E qui è un punto forte, vedete, no? Che la fede per loro, che non hanno, ma cui arriveranno, è quello di cui hanno bisogno per vedere la salvezza dove c'è solo la morte. Ecco, no? La reazione normalmente umana di fronte alle esperienze della vita è che qui io sto per morire. Ecco, nella fede uno vede oltre la morte. E dico proprio vedere, poi ci arriveremo. È evidente, no? Che a questo punto non hanno ancora acquistato questi occhi della salvezza. Non sono capaci di vederla e dunque hanno paura. Ora su questa questione della paura, che è quello, no, che stanno esprimendo, perché lasciaci stare, torniamo in Egitto, perché? Perché hanno paura di morire, no? Non voglio troppo approfondire questa cosa qui perché ora sono troppi richiami. Però vi ricordate chi c'era quando abbiamo parlato del peccato di Adamo ed Eva? Ci siamo nascosti perché abbiamo avuto paura. Vedete ora come si stanno ricollegando, no? Di fronte all'esperienza della violenza, del male, c'è paura. E in fondo capite che qui loro hanno paura di quello che si trova davanti, perché hanno perso Dio, no? O forse dovremmo dire ancora non hanno conosciuto Dio. Qualcosa hanno visto, però ancora non l'hanno conosciuto. E la paura è chiara perché riprende proprio questa idea del dubbio sulla bontà e la potenza di Dio. La richiesta degli israeliti, lasciaci stare, è importante anche perché inizia, no, il tema della mormorazione, che è il segno della mancanza di fede, del peccato, eh? Il vertice della mormorazione sarà il vitello d'oro. La mormorazione è proprio questa cosa, no? Questa non volere entrare nel cammino che Dio ha segnato. Perché davanti vedo solo la morte. Per tutto il cammino dell'Esodo il popolo continuerà, no, a rimpiangere il passato di schiavitù in Egitto. C'è un po' luogo comune, ma è una cosa profonda e bella, no? E quando si dice, no, che è più facile far uscire Israele dall'Egitto che far uscire l'Egitto dal cuore di Israele. È un po', no, ormai è una frase che si sente tanto, però è questo, no? Cioè al percorso fisico, al passaggio fisico da una parte all'altra, da una sponda all'altra del Mar Rosso, deve corrispondere questo passaggio, no? Dalla paura alla fede. E che gli israeliti non hanno fatto questo passaggio lo dimostra quell'episodio che ho già citato, in Numeri 13, no? Quando vanno a esplorare la terra e vedono i giganti, continuano ad avere paura. Non ce la facciamo. Hanno visto tutto, eh? Hanno visto la piaga, hanno visto il Mar Rosso e comunque ancora, no? C'hanno questa paura nel cuore. Comprensibilissima dal punto di vista umano, no? Però non è la logica di Dio. Egli, no? Di fronte a quel dubbio, a quella paura, a quel peccato, la punizione sarà morire nel deserto.
E anche qui, no? 40 anni, abbiamo visto i 40 giorni del diluvio, il tema della purificazione. E allora inizia questa mormorazione. Dio conduce il popolo alla terra della vita, ma attraverso il deserto della morte. E questo passaggio è sempre faticoso, no? La fatica interiore di accettare che la strada verso la libertà passa attraverso quel mare. Questo è faticoso, no? Cioè, la mormorazione, il tema della mormorazione nel libro dell'Esodo, che sono i capitoli che noi non vedremo, insomma, no? Però è rappresentato in tanti modi, per esempio la manna, no? Ecco, questo raccoglie tutti i giorni la manna, che è segno della provvidenza di Dio, ma anche la fatica, no? Di dipendere quotidianamente da quella manna. No? E questa fatica dell'entrare, no, nel mare, entrare nel deserto, causa questa ribellione interiore. Noi vogliamo tutto subito e, se possibile, facile. No? Ma non è questo il percorso che presenta Dio a Israele. E questa mormorazione, no, rappresenta la tensione continua tra Dio e il suo popolo, che riprende quello che dicevo all'inizio, cioè ci sono i momenti di invocazione in cui Israele grida a Dio per salvarlo. Immaginate, no, ci faccio le citazioni, non so perché, ma immaginate il periodo dei serpenti, no? No? Ci sono questi serpenti velenosi, gli israeliti muoiono, gridano a Dio e Dio gli dà questo serpente di bronzo che li salva, no? Cioè loro continuamente gridano aiuto a Dio, no? E però hanno anche continuamente questi momenti di dubbio e di sfiducia. E al centro di questa tensione chi c'è? Il povero Mosè, no? Che deve stare lì ad ascoltare i grigli di invocazione, di aiuto del popolo, ma anche, no, a sopportare le mormorazioni, i dubbi, la sfiducia. E in questo veramente Mosè rappresenta poi tutti i profeti, insomma, no? E anche Gesù stesso, che si trova, no, ad accompagnare in maniera materna il popolo, perché il popolo ancora è fatto così. C'è quella, questo me l'ha insegnato Padre Rino, no? Ha fatto notare questa, la definizione dei profeti in una delle preghiere eucaristiche, no? Loro che insegnano a sperare nella salvezza, no? Ecco, cioè passare dalla sfiducia, dal dubbio, dalla paura, alla speranza, alla fede. No? E il profeta è lì che deve prendere il popolo dove sta e insegnargli. E il povero Mosè ogni tanto anche lui si lamenta, no? Anche lui fa la sua fatica. La mormorazione. Allora, il passaggio fisico attraverso il Mar Rosso è dunque accompagnato da un passaggio interiore. Il racconto si conclude con un commento da parte dell'autore che dice così: Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. No? Questa è un po' la sintesi che fa l'autore dell'Esodo, no? Ecco, che cos'è successo? Questa parola forte, no? Vide la mano potente, e per questo credette. Ecco, questo è il passaggio interiore che il popolo fa e che in realtà ci vorrà un po' più di tempo a farlo, no?
la continuazione del racconto ci svelerà che questo passaggio interiore, no, dalla paura alla fede, non è ancora pieno. Ci vorrà del tempo perché Israele impari a credere, precisamente 40 anni. Però è importante questo commento, perché la fede si baserà su quello che Israele ha visto. Forse nominato nel tempo, interiorizzato, no? Alla prima riva del mare gli israeliti sono chiamati a compiere un atto di fede che è un salto, no? Un abbandonarsi nel vuoto. Ma dopo, all'altra riva, ormai la fede sarà un ricordarsi la salvezza vista. E qui, capite, no? La fede cambia in maniera essenziale, perché è fede basata su un'esperienza fatta. È in buona parte memoria. Memoria di una visione, non una visione, no, immagino qualcosa, ma una visione di qualcosa che ho visto. Per questo è tanto importante, no? Io penso questo, ve l'hanno detto mille volte, no? Però, come dire, segnare i passaggi di Dio nella memoria, perché lì, no, si costruisce la fede, lì diventano rocce, rocce di vita sulla quale puoi camminare, perché se no lanciarsi sempre nel vuoto non ce la facciamo, non ce la facciamo. Al centro della fede non c'è un abbandono cieco nelle mani dell'inconosciuto, ma la consuegna fiduciosa nell'abbraccio di un padre con cui è nata familiarità. Ecco, questa è la fede, no? Però per questa fede ci vuole memoria, un amore già sperimentato. Quando abbiamo fatto un'esperienza autentica della bontà di Dio, la vita continuerà a chiederci passaggi importanti, atti di fede, consegne, però sempre vissuti nella familiarità, nella figliolanza. Come dice Gesù, no? Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. No? Questo è il passaggio di fede che fa Gesù. Vedete che non è un salto nel vuoto, ma è la consegna a un abbraccio. Allora, fare memoria è davvero fondamentale per la fede. Non ci resta che parlare dell'ultima questione, il passaggio del Mar Rosso, vero e proprio. Il racconto è molto articolato e complesso, ha un Maurizio delle varie tradizioni che ci stanno dentro, e non ti farò domani delle tradizioni che ci stanno dentro perché è complicato. Voglio sottolineare soltanto l'elemento che per me è centrale in questo racconto, no? Cioè che il Mar Rosso rappresenta chiaramente la morte. Infatti gli egiziani moriranno in questo mare. Quindi la via per uscire dalla schiavitù passa attraverso quella morte, no? Cioè si trovano davanti al Mar Rosso e dicono: o torniamo alla schiavitù dell'Egitto oppure moriamo. E Dio gli dice: morite, no? Entrate nel mare. E gli israeliti chiesero precisamente di immergersi nella morte che hanno davanti per poterne uscire vivi dall'altro lato per grazia. E qui vedete, no? Il parallelo forte con la notte dei primogeniti. E qui iniziamo a vedere uno schema, no? L'abbiamo già visto ovviamente. Ma come la notte dei primogeniti è la notte in cui si muore, ma gli israeliti per grazia rimangono in vita. Così quel mare, il mare nel quale si muore, ma gli israeliti per grazia lo attraversano. No? Vedete che entrambe queste esperienze sono un'entrata, un passare attraverso la morte per rimanere
in vita. All'inizio dell'Esodo, vi dicevo, i figli di Israele dovevano essere messi a morte nelle acque del Nilo. Ma è questo quello che decide il faraone. E così essere distrutti e veder cancellato il loro futuro. Ora non è più il Nilo, ma è il Mar Rosso, ma capito insomma che sono la stessa cosa. Ancora Dio li conduce in quella morte e ne fa una strada per la vita. No, nella decima diapo cos'è? Il faraone decide di mettere a morte i figli degli israeliti. E Dio li fa passare nella morte della morte dei figli di tutti. E attraverso quella notte li salva. Adesso attraverso quell'acqua li salva. L'acqua di morte si trasforma in salvezza. E questo è incredibile, no? È incredibile. Noi questa cosa qui, io non so come la percepite voi, io un po' la percepisco come un racconto, no? Però, no? Se entriamo dentro questo racconto, no? L'entrare nel mare, no? Consegnarsi a quella morte, molto molto reale, perché poi egiziani questa è la fine che fanno, no? Ecco, che cosa significa? E che cosa dice poi, no? Della fede di Israele. Mi veniva in mente, no, per parlare di questa cosa qua, per parlare di esperienze che forse ci possono sembrare più concrete, no? Questo episodio qua. Quando gli israeliti, insomma Gerusalemme viene conquistata dai babilonesi, gli israeliti vengono deportati a Babilonia, si disperano, la prima cosa si disperano, va bene? Ecco, siamo morti, è la fine di tutto. Finiremo come tutti gli altri popoli che sono stati cancellati dalla faccia della terra. E questa è la realtà, no? Geremia, che cosa gli dice? No? Prendete case, mogli, figli, prosperate in quella terra e Dio vi farà tornare. Cioè, mi sta dicendo, no? Entra in questa esperienza di morte che stai facendo, perché qui Dio ti farà fiorire, no? Vedete com'è concreta, no, questa cosa? Anche difficilissima da accettare, eh? Difficilissima da accettare. Perché erano, insomma, no? Poi i figli dei loro figli sono tornati a Gerusalemme, ma loro sono morti a Babilonia. C'è un qualcosa di molto vero, di molto concreto. E lo stesso avviene al Mar Rosso. Israele giungerà alla terra promessa solo attraversando e morendo nel deserto. Ora non rientra, no, nel nostro percorso che si concentra sull'Esodo, ma questo è ovviamente il percorso della passione di Gesù, questo è ovviamente il percorso del battesimo e quindi la vita di ogni cristiano. Però volevo solo dire questa cosa qui, perché vedete che ha radici incredibilmente profonde, molto profonde, molto lunghe. La logica che diventerà essenziale per il Vangelo, a mio opinione personale, il Vangelo, questa fase qua, chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la propria vita per causa mia la salverà. Vedete, ha una radice profondissima, è il cuore della fede di Israele. Gesù ovviamente ha capito bene, ha interiorizzato, ha sintetizzato, ha riproposto, ha vissuto. Il popolo di Israele, memore della salvezza vista al Mar Rosso, è chiamato ad attraversare la storia come uno spazio in cui il peccato, la violenza e la morte sono molto presenti, confidando e credendo nella potenza del Dio liberatore dell'Esodo. Siamo arrivati un po' a questo percorso sull'Esodo, no? Dopo aver visto nella Genesi che
la storia, l'esperienza umana è segnata dalla violenza e dal male. Come se ne esce? E qui il messaggio dell'Esodo è: tuffati in questa storia. Perché Dio ti salva attraverso questa storia. Il primo tentativo che dovrebbe andare, no? È il diluvio. Cancelliamo questa storia di male. No? Ha detto quello, non lo farò più. E allora adesso la salvezza passa attraverso una liberazione in questa storia. La violenza umana, no? Di quei primi capitoli della Genesi, Adamo, Caino, il diluvio, la città di Babele, sono sempre presenti nella storia e sono rappresentati anche dai carri del faraone e dal Mar Rosso che sbarra la strada al popolo in fuga. Il Dio liberatore però permette al popolo di attraversare il mare e la storia di violenza confidando in lui e di vedere la sua salvezza, anzi di vedere lo strumento della morte trasformato in strumento di salvezza. La storia è in continua evoluzione, no? E Israele dovrà imparare a riaffermare continuamente questa fiducia, ma i passaggi dalla paura alla fede saranno continui nella storia di Israele, anche perché passano delle generazioni e la nostra memoria è tanto corta. Nessuna sponda di nessun mare è un luogo di riposo definitivo. E colpisce una delle dinamiche più complessa dell'Esodo, no? Perché dopo questa bellissima pagina che adesso leggeremo, attraversiamo il Mar Rosso, gli egiziani vengono sconfitti e poi che inizia il deserto. No? Ecco. Non siamo arrivati, no? Non siamo arrivati. Però Israele impara, no? E a camminare nella fede e nella fiducia in Dio. L'ultimo passaggio: anche se la sponda del Mar Rosso non è un luogo di riposo definitivo, è un passaggio, una transizione, però è un luogo in cui celebrare la vittoria di Dio vista da Israele. E questa celebrazione avviene nel campo. Il canto di vittoria al di là del Mar Rosso è bellissimo, attinge proprio a emozioni profondissime. Oggi vogliamo anche farlo un po' nostro. Ecco, facendo memoria delle vittorie di Dio che anche noi abbiamo visto. Lo voglio lodare, egli è il mio Dio e lo voglio lodare, no? Arrivare a questa conclusione, aver sperimentato la morte, aver attraversato la morte, cantare lui è il mio Dio. Ebbene, e allora adesso leggiamo, ascoltiamo queste pagine. Il Signore disse a Mosè: comanda agli israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Hachirot, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sephon. Di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli israeliti: vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Io gli mostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito. Così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero:
Che cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Hachirot davanti a Baal-Zephon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. E dissero a Mosè: «E forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto?» Mosè rispose: «Non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi. Perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli». Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò dietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare
e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece, gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. E Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e il mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, è il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Con sublime maestà abbatti i tuoi avversari, scateni il tuo furore che li divora come paglia. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel fondo del mare. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li ricoprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? Stendesti la destra, li inghiottì la terra. Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora. Udirono i popoli, sono atterriti, l'angoscia afferrò gli abitanti della Filistea. Allora si sono spaventati i capi di Edo, il panico prende i potenti di Moab, hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan. Piombino su di loro paura e terrore. Per la potenza del tuo braccio restino muti come pietra, finché sia abbassato il tuo popolo, Signore, finché sia abbassato questo tuo popolo che ti sei acquistato. Tu lo fai entrare, lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Quando i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello. Dietro a lei uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il ritornello. Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.
conclude il nostro percorso. Avevo insomma qualche idea così, aver lanciato un po', però anche fatto vedere mi interessava i collegamenti, no? Come questi racconti poi esprimono non solo, no? Un'esperienza storica di un popolo afano, ma proprio la sua fede. E la sua fede è quella che ritroviamo poi in tutta la Bibbia e anche in Gesù, no? Questa è la cosa che spero insomma di aver comunicato. Grazie.